Nel derby esordio alla Samba a portare a casa i tre punti superando al Polisportivo di Civitanova il Monte Giorgio per 3-1. Dopo un avvio di gara complicato, i ragazzi di Alfonsi con due reti a cavallo dei due tempi sono riusciti a volgere la gara a proprio favore, pur rischiando qualcosa dopo il 2-1 di Perpe Pai, riescono a chiudere definitivamente il match grazie a un gioiello di Cardella che firma il 3-1 finale. Davanti a un pubblico da altre categorie, nelle formazioni iniziali il tecnico di casa De Angelis sceglie di schierare al centro dell'attacco Tenkorang con Albanesi e Pampano sugli esterni, mentre Alfonsi lascia inizialmente in panchina Angiulli. Dirige l'incontro Ursini di Pescara. Prime battute favorevoli al Monte Giorgio, oggi in completo bianco con inserti rosso-blu, che si affaccia in avanti con maggior convinzione, mentre la Samba resta guardinga, anche se dà l'impressione di poter far male quando alza l'intensità, ma appare troppo imprecisa in costruzione. Così la prima occasione è per il Monte Giorgio al 14°. Bianchino manca un facile intervento di testa, mandando fuori tempo con Son. Tenkorang ne approfitta per involarsi verso la porta, ma la sua conclusione col destro è da dimenticare. I padroni di casa creano non pochi problemi sugli esterni alla retroguardia di Alfonsi, che si deve arrangiare in qualche caso anche con le maniere forti. Poco prima della mezz'ora si vede la Samba. Emili ruba palla sull'out di destra creando una situazione di superiorità numerica, ma decide di fare tutto da solo e sciupa calciando sull'esterno della rete. La Samba, dopo i timori iniziali, riesce a prendere un po' le misure agli avanti di casa e guadagna metri, ma rischia ancora al 38°. Sempre Albanesi riceve sulla tre quarti e punta l'area, trovando lo spazio per liberare il destro al limite, palla alta di poco sulla traversa. La gara sembra avviarsi verso l'intervallo sul risultato di parità, ma al 42°, la Samba trova il gol che cambia il volto al match. Cardella sulla sinistra riesce a scappare alla guardia di Diop, entra in area appoggia basso per la corrente Proia che col sinistro centra l'angolino alto dove Forconesi non può arrivare, firmando lo 0-1. Il Monte Giorgio accusa il colpo e per poco non capitola ancora, proprio allo scoccare il 45°, quando Chinellato lascia partire un destro improvviso ai 25 metri che si stampa sul palo alla sinistra dei Forconesi, prima di perdersi sul fondo, poi Ursini manda tutti negli spogliatoi per il riposo. Al ritorno in campo i due tecnici lasciano invariati i rispettivi schieramenti, con il Monte Giorgio che prova a ritornare in parità già al primo giro di lancette. Albanesi innesca Zancocchia che parte in percussione centrale, poi offre a Pampano che impegna Berti con un destro violento neutralizzato in angolo al portiere ospite. Passano due minuti e arriva il raddoppio della San Benedettese. Il centrocampo di casa perde un brutto pallone sulla propria tre quarti, la sfera arriva a Cardella che dal limite calcia forte col sinistro. Forconesi ci arriva ma non trattiene per Chinellato. È un gioco da ragazzi spedire in fondo alla rete il pallone del 2-0. Sul doppio vantaggio la Samb gestisce il pallone approfittando anche dello smarrimento del Monte Giorgio che prova a scuotersi all'11°, fuga di Albanesi sulla sinistra e appoggio per Pampano che batte a rete a colpo sicuro ma trova i riflessi di Berti che respinge coi piedi. Marini da poco entrato raccoglie ma non trova la porta. I ragazzi di Alfonsi abbassano il ritmo controllando con l'esperienza l'andamento dell'incontro e si rendono ancora pericolosi con Cardella per due volte nell'arco di 3 minuti. Al 21°, il sinistro su punizione del numero 7 rosso-blu sorvola non di molto la traversa. Poco dopo, il suo tentativo di sorprendere Forconesi fuori ai pali con una parabola da oltre la linea di centrocampo non inquadra la porta. De Angelis capisce che è necessario cambiare l'inerzia del match inserendo forze fresche e viene premiato al 34°. L'azione manovrata dei suoi permette ad Albanesi di trovare sulla sinistra lo spazio per pennellare verso il secondo palo. Diop lasciato solo può colpire liberamente di testa, la sfera arriva sui piedi dell'entrato per Pepai che da due passi infila l'angolino di Berti per il 2-1 che riapre la gara. Il Monte Giorgio crede nel pareggio e ci prova ancora al 36°. Albanesi però calcia debole consentendo a Berti una parata agevole. Al 40°, ancora da un'iniziativa di Albanesi, si innesca una serie di batti ribatti in area Samba che alla fine Berti disinnesca. Nell'occasione però i padroni di casa protestano con vigore per un tocco di mano in area che Ursini non rileva. Sul capovolgimento di fronte Cardella chiude il match inventando col sinistro quasi alla linea del fallo laterale una parabola di precisione chirurgica che scavalca Forconesi e si infila in rete per il definitivo 3-1. Il Monte Giorgio prova con le ultime energie a trovare il modo di tornare in partita, ma stavolta la Samba non si distrae e al triplice fischio finale può festeggiare con i tanti tifosi giunti da San Benedetto la prima gioia stagionale. Mister De Angelis, la squadra era partita bene, nella prima mezz'ora aveva anche imposto il proprio gioco, poi subito il gol alla fine del primo tempo, il raddoppio nella ripresa vi ha un po' tagliato le gambe. Sì, esattamente la stessa dinamica che c'avevo nella mia testa. I primi 35 minuti c'era solo una squadra praticamente in campo. La Samba sembravamo noi che fossimo una squadra costruita per vincere, la Samba che si difendeva e ripartiva in contropiede. Poi
appena hanno fatto gol, ovviamente noi ci siamo un po' disuniti. La squadra giovane è classica della squadra giovane, non avendo giocatori con molta esperienza in campo, ci può stare in quel momento. Infatti io continuavo a ripetere, siamo lì, finiamo il primo tempo 1-0. Mi sono raccomandato nella ripresa di dire che non dovevamo recuperare subito il risultato, di non cercare di accelerare. Invece abbiamo preso il gol, il secondo gol, abbiamo preso per una palla persa nostra a metà campo, un centrocampista nostro ha perso una palla di spalle. Poi la Samp ha giocatori, inutile stare a elencare i giocatori, la qualità e l'esperienza dei giocatori della Samp. Dalla panchina non si è visto bene, ma sembra che ci fosse un calcio di rigore abbastanza clamoroso su Albanesi, perché i ragazzi almeno mi dicono così, io non l'ho vista perché dalla panchina, sai, no, inutile, uno protesta ma non c'è. Mister Alfonsi, un avvio complicato con Albanesi e Pampano che vi hanno creato non poche difficoltà, poi dopo il gol di Proia e quello di Chinellato in apertura di ripresa avete messo il match in discesa. Sì, sapevamo che loro erano bravi sugli esterni, sia Albanesi che Pampano ci mettevano in difficoltà, lì avevamo due esterni, due under, che era la prima partita che facevano qui a San Benedetto e sono partiti un attimino titubanti. Anche Viscardi, poi l'esterno di destra con Albanesi, è stato subito ammonito, quindi poi dovevamo stare un attimino attenti, poi siamo stati bravi e siamo venuti crescendo un attimino con il gioco, abbiamo fatto il gol, abbiamo sbloccato la partita e poi è andata meglio, dai.